Buonasera. Devo dire che è la prima volta che mi capita in un campo di calcio. Allora, noi questa sera parliamo, rievochiamo una vicenda da cui sono trascorsi esattamente 150 anni, la Comune di Parigi, che potremmo anche tranquillamente chiamare la guerra civile in Francia, se non fosse che questo modo di dire non è entrato tanto nell'uso, e invece appunto la Comune di Parigi è il modo in cui normalmente ci riferiamo a questo episodio. Da dove cominciare a raccontare questa storia che, come vedrete, è una storia dolorosa e complicata, su cui è difficile avere un punto di vista univoco. Cominciamo così. A Parigi c'è un posto che si chiama il cimitero del Père Lachaise. È uno dei posti più visitati di Parigi. 3,5 milioni di visitatori ogni anno. Al cimitero del Père Lachaise sono sepolti Jim Morrison, Edith Piaf, Oscar Wilde, Marcel Proust, Modigliani. E in un angolo del muro di cinta c'è una lapide dove c'è scritto «Ai morti della Comune, 21-28 maggio 1871». E sotto quella lapide non manca mai un mazzo di fiori. Lì, in quell'angolo del cimitero del Père Lachaise, contro quel muro, il 27 maggio del 1871, l'esercito francese fucilò 147 fra uomini e donne e li seppellì in una fossa comune. E nei giorni seguenti, in quella stessa fossa comune, vennero ammucchiate altre centinaia di cadaveri, di gente fucilata altrove oppure portata lì per essere fucilata. Il cimitero del Père Lachaise non è proprio nel centro di Parigi, anzi, una volta era periferia e attaccata al quartiere operaio di Belleville. Avete presente quella dove sono ambientati i romanzi di Pennac? E quella gente fucilata davanti a quel muro erano gli operai del quartiere di Belleville e le loro donne, che difendevano le ultime barricate contro l'esercito governativo che stava riconquistando Parigi. Quel 27 maggio è l'ultimo giorno, il penultimo giorno, di quella che è passata alla storia come la settimana di sangue. Nessuno sa quanta gente, nessuno sa esattamente quanta gente sia stata ammazzata in quella settimana per le strade di Parigi. Nessuno lo sa esattamente, tanto perché, sia perché le cifre sono tali, che anche con le anagrafe e la burocrazia moderna è impossibile ritrovare tutti, e anche perché, devo dire, nessuno storico riesce a essere veramente imparziale. Tutti quelli che si sono occupati di questa storia avevano comunque la spinta o a minimizzare o, al contrario, a esagerare. Ad ogni modo, a occhio croce, 9-10 mila morti sembra un minimo. E così venne soffocata nel sangue quella che appunto nessuno oggi, quasi nessuno, che oggi chiama la guerra civile francese, forse perché è stata troppo breve, è durata 2 mesi in tutto la Comune di Parigi, prima di concludersi in quella settimana di sangue. Oggi appunto diciamo, non diciamo la guerra civile francese, ma Marx la chiamò così, in un libro uscito nel pieno di quei giorni, quando la tragedia non si era ancora conclusa, un libro uscito proprio per documentare gli orrori della repressione nelle strade di Parigi e che si intitola appunto «La guerra civile in Francia». Ecco, questo è il modo di entrare in argomento quando nel profondo uno simpatizza per quei ribelli dei quartieri operai che venivano fucilati per le strade dai soldati, e quando il sentimento dominante è l'orrore per quelle migliaia di uomini e donne ammazzati per la strada. Però c'è anche chi, quando deve raccontare questa stessa vicenda, la Comune di Parigi, preferisce rievocare un'altra tragedia, un altro orrore di quei giorni. Fin dai primi combattimenti tra l'esercito governativo che assediava la città ribelle e i difensori, fin dai primi combattimenti, quando si era capito che i governativi fucilavano i prigionieri, il governo della Comune aveva emanato un decreto chiamato un decreto sugli ostaggi.
Cioè si era detto, visto che questi ci fucilano quando ci prendono, allora noi cattureremo degli ostaggi, noi faremo arrestare tutte le persone in Parigi sospettate di complicità con il nemico, con il governo. E quelli che potremmo giudicare colpevoli saranno trattenuti in ostaggio. E se i soldati del governo continueranno a fucilare i prigionieri, e allora noi fucileremo gli ostaggi. All'inizio il decreto viene applicato solo per metà, e cioè si arrestano degli ostaggi. In particolare preti e frati, perché la Comune di Parigi sente molto fortemente che la Chiesa è contraria, la Chiesa è reazionaria, la Chiesa è schierata col governo. E allora vengono arrestati molti preti e frati, e viene arrestato l'arcivescovo di Parigi, Monsignor Darbois. Dopodiché non si fucila nessuno. Gli ostaggi vengono trattenuti fin quando non si arriva all'ultima settimana di quei due mesi di combattimenti, alla settimana di sangue, quando appunto dopo mesi di combattimenti intorno a Parigi l'esercito sfonda e comincia la riconquista casa per casa della città. E in quel momento, visto che i soldati a ogni barricata che prendono continuano a mettere al muro i prigionieri, il capo della polizia della comune, che è un rivoluzionario giovanissimo, è uno studente di famiglia borghese, si chiama Raoul Rigaud. Questo Rigaud lo troveremo ancora più volte questa sera, tenetelo presente. È un estremista, un fautore del terrore contro i nemici del popolo, nonché della libertà sessuale. Fautore. Ebbene, Raoul Rigaud, questo ragazzo di 25 anni, che comanda la polizia di Parigi, fa trasferire gli ostaggi, l'arcivescovo, i preti, i frati, i poliziotti che sono stati arrestati, li fa trasferire dalle prigioni in cui si trovavano alla prigione della Roquette, che è la prigione dei condannati a morte. E mentre in tutta Parigi si combatte, la folla si raduna fuori la prigione della Roquette, invocando la fucilazione degli ostaggi. Finché non entra in scena un altro dei capi della comune, un altro ragazzo, un altro giovanissimo, Théophile Ferret, presidente del tribunale rivoluzionario. Devo dire che fa impressione vedere questi personaggi appunto giovanissimi, anche se nelle foto dell'epoca ci sono le foto di Raoul Rigaud, di Théophile Ferret, e sembrano più vecchi. Noi oggi a 25 anni pensiamo a un ragazzino, e invece forse sbagliamo noi, e invece li vedi in queste foto con questi capelli lunghi, le barbe lunghe, il panciotto, gli occhialini, sembrano molto più maturi della loro età. Théophile Ferret a 25 o 26 anni è presidente del tribunale rivoluzionario e arriva alla prigione della Roquette e dice: adesso li fuciliamo sul serio gli ostaggi, visto che quegli altri continuano a fucilare i nostri. E quindi 6 ostaggi sono messi al muro e fucilati, fra loro l'arcivescovo di Parigi. E ovviamente si poteva immaginare, è un episodio che suscita un enorme orrore in tutto il mondo. E anche oggi c'è chi sente in cuor suo che fucilare un arcivescovo è una cosa molto più grave che non fucilare migliaia di operai e delle loro donne per la strada. Qui ognuno deve decidere in cuor suo che cosa sente. Fatto sta che 2 anni dopo la fine, nel 1873, lo Stato francese vittorioso decide che sulla collina di Montmartre, e Montmartre oggi è un luogo per turisti e lo è da tanto tempo, ma all'epoca era un altro quartiere operaio, un altro quartiere povero, un altro dei centri della resistenza. Ebbene, sulla collina di Montmartre il governo francese decide di costruire un'immensa basilica per espiare i crimini della comune, in primo luogo la fucilazione dell'arcivescovo. E nasce così la Basilica del Sacré-Cœur, che insieme col cimitero del Père Lachaise oggi è uno dei luoghi più visitati di Parigi. Così, insomma, nella geografia, anche nella geografia turistica di Parigi, senza che magari noi lo sappiamo quando ci andiamo, sono ancora impressi i segni di quella tragedia. Come si è arrivati a questa cosa? Come si è arrivati a questo bagno di sangue che non ha eguali nella storia di Parigi? Non c'è mai stato niente del genere. I morti della comune sono molti di più dei morti del terrore rivoluzionario, dei morti della ghigliottina. Non parliamo poi dell'occupazione nazista, che fa molti meno morti rispetto
a quei pochi giorni della comune. Ebbene, è una storia che era cominciata 10 mesi prima, nell'estate del 1870, quando la Francia di Napoleone III dichiara guerra alla Prussia. Che paese è questa Francia del 1870? È uno dei paesi più potenti del mondo. È l'epoca in cui l'Europa domina il mondo, in cui sono nati e si stanno allargando gli imperi coloniali. La Francia sta ampliando un grande impero coloniale in Africa, in Indocina. È un paese che sta crescendo enormemente in piena rivoluzione industriale. Nei 20 anni di regno di Napoleone III la produzione industriale è raddoppiata. Noi che oggi stiamo dietro con ansia alle cifre del nostro PIL, appunto, immaginate cosa vuol dire un aumento del 100% in 20 anni. È una Francia in trasformazione. Parigi è una città che si sta trasformando, anzi che si è trasformata, perché Parigi è stata rifatta sotto il regno di Napoleone III, è stata rifatta dal barone Haussmann, che ha fatto quello che poi Mussolini vorrà fare a Roma su scala minore. Haussmann ha sventrato Parigi, ha demolito i vecchi quartieri medievali, ha creato la Parigi moderna, la Parigi dei Grands Boulevards. Non a tutti piace. A Parigi in quegli anni ci sono due famosi letterati, i fratelli Goncourt, sono due famosi diaristi. Il loro diario è una fonte straordinaria per seguire giorno per giorno gli umori della gente a Parigi. E lo citerò più volte. Nel diario dei Goncourt si vede tutto il loro fastidio per questa Parigi che si sta trasformando e modernizzando. Dicono i Goncourt, è diventata una Babilonia americana del futuro. Parigi ha 2 milioni di operai, scusate, 2 milioni di abitanti, di cui una parte sono operai che una volta abitavano nei vecchi quartieri fatiscenti del centro. Adesso quei quartieri sono stati demoliti e gli operai sono stati ricacciati nei quartieri della periferia, a est e a nord, appunto a Montmartre, a Belleville. L'apparenza che dà la Francia di Napoleone III è un'apparenza di splendore. C'è una grande corte imperiale con le sue feste, c'è un esercito che si considera invincibile. E infatti ha combattuto e vinto grandi guerre, la guerra di Crimea, qui da noi la seconda guerra d'indipendenza, Solferino. E tuttavia, nonostante questa apparenza di splendore, il trono dell'imperatore non è solido. Napoleone III è un usurpatore e lo sa. È un vecchio cospiratore che da giovane stava con i carbonari, flirtava con le rivoluzioni e poi è andato al potere con un colpo di Stato e ha impiantato un regime autoritario, poliziesco. È odiato dalla sinistra, dai repubblicani, dai rivoluzionari, ma è odiato anche dalla destra, dai monarchici. La destra stava con i Borboni, con gli Orléans. Non le piacciono alla destra i bonapartisti. Napoleone è un vecchio politicante che sa stare a galla in tutte le stagioni, impianta un impero autoritario, poliziesco, militarista, poi però lascia sempre intravedere la svolta democratica, la ricerca del consenso del popolo, il plebiscito, le riforme, salvo che non riesce a farle passare le riforme. Parlando con un ambasciatore straniero, Napoleone III una volta dice: è difficile fare le riforme in Francia. In Francia facciamo le rivoluzioni, non le riforme. E proprio per evitare le rivoluzioni, è anche per questo che Parigi è stata rivoltata come un calzino. Le strade sono state asfaltate, così non ci sono più i San Pietrini che la gente può tirar fuori e tirare contro la polizia. E i grandi boulevard del barone Haussmann servono anche per far muovere in fretta le truppe, per far caricare la cavalleria, per piazzare i cannoni e sparare sulla folla giù in fondo. Napoleone è abbastanza convinto che è venuto il momento di liberalizzare, ci prova, toglie i limiti alla libertà di associazione, concede la libertà di stampa nei suoi ultimi anni di regno. Non è un'idea felice,
ci sono concessioni che arrivano troppo tardi. È difficile non pensare a Gorbaciov e alla sua perestroica, al suo tentativo di liberalizzare l'Unione Sovietica. Anche Napoleone III cerca di liberalizzare l'impero. Il risultato è che con la libertà di stampa i giornali cominciano a criticare l'imperatore e la corte e la famiglia imperiale e a diffamarli. E allora a quel punto i giornali vengono chiusi e i giornalisti vengono arrestati, ma intanto il male è fatto. L'imperatore ha dato prova di debolezza. E oltretutto, come se non bastasse, Napoleone è vecchio, è malato, declina, è malato di calcoli. Tutti vedono che non sta bene. E insomma, è un impero apparentemente al culmine dello splendore, ma in realtà corroso dall'interno. Nel 1869, all'ultimo grande ballo mascherato della stagione, le grandi feste, i grandi balli della corte, all'ultimo grande ballo mascherato, l'imperatrice, la moglie di Napoleone, l'imperatrice Eugenia, si presenta vestita da Maria Antonietta. Per molti, come minimo, è una gaffe. E forse anche un cattivo presagio, visto quello che era successo a Maria Antonietta. Il ministro degli esteri inglese, Lord Clarendon, che per il mestiere che fa dovrebbe essere la persona più informata del mondo, confida a un amico: ho la sensazione che quelli, i francesi, ho la sensazione che quelli prima di un anno scivoleranno nella Repubblica. L'impopolarità di Napoleone III è tale che nel gennaio del 1870, da un rapporto di polizia, risulta che in un banchetto di repubblicani qualcuno ha brindato alla pallottola che libererà la Francia da Napoleone III. E poi invece non c'è bisogno di aspettare un attentato, perché saranno i prussiani a liberare la Francia da Napoleone III. Quell'estate, estate 1870, c'è uno scontro diplomatico con la Prussia. È una storia complicata, ma non entriamo nel dettaglio. La sostanza è che il trono di Spagna è vacante, come è successo altre volte nella storia. E le potenze europee si mettono d'accordo, cercano di mettersi d'accordo per trovare un candidato che faccia il re di Spagna. E la Prussia propone un suo candidato. E in Francia si offendono moltissimo che questi tedeschi possano pensare di mettere un tedesco sul trono di Spagna, sul trono di un paese che confina con la Francia e che una volta era dei Borboni. La stampa francese comincia a spingere perché si dia una bella lezione a questi arroganti prussiani. E la corte di Napoleone III ci vede un'occasione per riguadagnare popolarità. L'imperatrice Eugenia, mostrando il figlio a Napoleone III, gli dice: se vuoi che questo ragazzo regni, devi dare una lezione alla Prussia. Il guaio è che la Prussia non ha nessuna paura, anzi, ha una gran voglia di arrivare allo scontro con la Francia. La Prussia, che poi vuol dire il cancelliere Bismarck, Otto von Bismarck, l'uomo che sta col pugno di ferro riunificando la Germania. La Prussia ha sconfitto 6 anni prima la Danimarca, 4 anni prima l'Austria, la nostra terza guerra di indipendenza, avete presente? E adesso manca solo un passo. Bisogna dare una bella lezione anche alla Francia, l'ultima potenza continentale che rimane. E a quel punto la Prussia potrà convincere tutti gli altri stati tedeschi a unificarsi e creare un unico impero tedesco. Perciò Bismarck è ben contento di vedere che i francesi spingono per la rottura. La Francia pretende dalla Prussia la garanzia che i prussiani rinunciano alla loro candidatura per il trono di Spagna. Il re di Prussia rifiuta, con un dispaccio che Bismarck trasmette ai giornali apposta in una forma estremamente insultante, offensiva. La stampa francese perde il lume degli occhi. E nel luglio del 1870, il 19 luglio 1870, la Francia dichiara guerra alla Prussia. In apparenza il calcolo di Napoleone III funziona. La Francia trabocca di entusiasmo. Parigi specialmente è in delirio per questa guerra. Tutti la vogliono, quasi tutti. C'è una testimonianza di Flaubert, avete presente, il grande scrittore, l'autore di Madame Bovary. Flaubert
che è un uomo abituato a osservare con un certo cinismo i comportamenti della gente. Sapete che ha scritto un dizionario dei luoghi comuni e anche, mi pare, un dizionario della stupidità. E Flaubert commenta per l'appunto: io sono sconvolto dalla stupidità dei francesi. Però sono pochi. Sono pochi a non essere entusiasti di questa guerra. C'è qualche pessimista anche fra, come dire, la classe dirigente dell'impero, ma sono pochi. Uno è l'ambasciatore francese negli Stati Uniti. L'ambasciatore francese a Washington, Prévost Paradol, che da tempo è ossessionato dal timore della decadenza della Francia e dell'ascesa della Germania. E il giorno dopo la dichiarazione di guerra, Prévost Paradol da Washington telegrafa a Parigi per avvertirli che saranno schiacciati dai prussiani, e poi si ammazza con una pistolettata in testa. E infatti puntualmente la guerra va malissimo, contro tutte le previsioni. Le notizie che arrivano dal fronte a Parigi a partire dai primi di agosto gettano la capitale nella costernazione. Parigi è in ebollizione, i rari tedeschi che si trovano ancora a Parigi vengono aggrediti per la strada. Al Bois de Boulogne, al grande parco a ovest di Parigi, si cominciano a battere gli alberi in previsione di costruire barricate per fermare i prussiani quando arriveranno a Parigi. E si comincia a contestare il governo. Già il 9 agosto l'imperatrice Eugenia telegrafa al marito che è al fronte e gli scrive: la sommossa ormai è quasi in piazza. I diaristi di quei giorni rievocano Place de la Concorde stracolma di gente, una folla immensa, pochi borghesi, molti colletti neri, molti operai. Tutti parlano, cito da un testimone dell'epoca, tutti parlano ormai apertamente contro il governo, si levano grida: viva la Repubblica! Al fronte chi vede l'imperatore giudica che è un uomo finito. Arrivano a rafforzare l'esercito battaglioni di milizia reclutati a Parigi. L'imperatore li passa in rassegna e all'ordine dei loro ufficiali di gridare: vive l'empereur! I battaglioni di Parigi rispondono: un, deux, trois, merde! Napoleone III chiede a Eugenia se non è meglio che lui torni a Parigi per tenere sotto controllo il Parlamento, la situazione politica. Eugenia gli risponde: per carità, non venire a Parigi, perché se arrivi a Parigi in questo momento sarà la rivoluzione. Perciò Napoleone III rimane al fronte, rimane con l'esercito, tenta l'ultima resistenza finché viene circondato. Il 2 settembre a Sedan Napoleone III si arrende, l'esercito depone le armi e l'imperatore è prigioniero del nemico. E il giorno dopo, la sera del giorno dopo, la sera del 3 settembre, la notizia arriva a Parigi. E qui il diario dei Goncourt, anzi no, è rimasto solo uno, Jules de Goncourt è morto, è rimasto Edmond de Goncourt. Il diario di Goncourt descrive quel giorno l'arrivo dei giornali a Parigi. Arrivano alla sera. C'è la folla che aspetta i giornali intorno alle edicole. E poi quando arrivano i giornali, chi riesce a impadronirsi di una copia è subito aggredito da tutti gli altri che vogliono sapere cosa c'è scritto. Allora si va sotto i lampioni a gas e quello che ha il giornale legge. Legge la notizia, la disfatta, l'esercito prigioniero, l'imperatore prigioniero. E Goncourt descrive quello che lui sente dalla sua finestra. Il silenzio esterrefatto della folla, poi il mormorio minaccioso che cresce e poi le grida: abdicazione, viva la Repubblica, morte all'imperatore. Il giorno dopo, 4 settembre, la folla marcia sul Parlamento, marcia sul municipio di Parigi, l'Hôtel de Ville, e viene istituita la Repubblica. L'imperatrice Eugenia fugge da Parigi travestita su una carrozza che le ha prestato il suo dentista. I ministri fuggono all'estero e succede quello che succede alla fine di ogni regime. Parigi è piena di aquile imperiali e di enne gigantesche sui palazzi e vengono scalpellate, tirate giù le aquile e le enne. E sul portone del palazzo imperiale, le Tuileries, qualcuno scarabocchia col gesso
proprietà del popolo. Però non ci sono violenze. La sensazione generale è di euforia. Le truppe fraternizzano con la popolazione, si canta la Marsigliese, la Repubblica. Cosa volete di più? La Repubblica è nella pancia, nella memoria di Parigi. Adesso che c'è la Repubblica tutto andrà bene. Ci sono tante testimonianze in questo senso. Una è di quello che diventerà un poeta famoso, avete presente? Verlaine. Verlaine ha 26 anni, si è sposato un mese prima con una ragazzina, sua moglie ha 17 anni, e Verlaine annota che sua moglie gli dice: adesso che ce l'abbiamo, e intende dire la Repubblica, adesso che ce l'abbiamo è tutto a posto, vero? Anche i prussiani non fanno più paura. Un operaio dice: adesso che ce l'abbiamo, quelli là non oseranno venire, perché se noi siamo la Repubblica, siamo così forti che nessuno oserà sfidarci. Ora, capite, in realtà questa Repubblica, nata in questo modo a Parigi, ha due grossissimi vizi d'origine che saranno poi la causa della sua, del suo disastro. E cioè, primo, la Repubblica è stata fondata, istituita a Parigi, dalla folla di Parigi, senza minimamente preoccuparsi di sapere cosa ne pensa il resto della Francia. Il resto della Francia è monarchico, conservatore, la campagna è conservatrice, cattolica. La Repubblica evoca i ricordi di Robespierre, della Rivoluzione, ai contadini, ai borghesi della provincia non piace. Ma a Parigi non lo sanno neanche. A Parigi sono talmente abituati a pensare che Parigi è la Francia. E il secondo problema è che la Repubblica non è la soluzione, perché non basta. Che Repubblica sarà? Sarà una Repubblica rivoluzionaria o sarà una Repubblica conservatrice? Perché a Parigi c'è una forte borghesia repubblicana, ma repubblicana non vuol dire di sinistra. È una borghesia moderata, conservatrice, laica, anticlericale, ma per niente estremista. E invece i quartieri operai sono, come si diceva già allora, rossi. Per loro Repubblica vuol dire anche rivoluzione, eguaglianza. Il governo repubblicano che nasce a Parigi è un governo borghese. È un governo tutto fatto di liberali, oppositori dell'imperatore, però moderati, quasi tutti avvocati. La presidenza della Repubblica viene offerta a un generale, il governatore militare di Parigi, il generale Trochu, il quale per accettare la presidenza chiede la garanzia che la Repubblica difenderà la religione, la proprietà e la famiglia. E presentandosi al pubblico, il generale Trochu, nuovo presidente della Repubblica, si proclama soldato, cattolico e bretone, dove la Bretagna è la provincia dell'Ovest che da sempre è la trincea della conservazione, del cattolicesimo reazionario monarchico, la Vandea che aveva combattuto la rivoluzione. La sensazione forte in realtà è che in quel momento ci siano molti che calcolano che la Repubblica dovrà farsi carico di qualcosa di estremamente sgradevole. La guerra è perduta, bisognerà fare la pace con i prussiani e sarà una pace pesantissima. Facciamolo fare alla Repubblica e poi dopo faremo i conti e si vedrà se questa Repubblica sopravviverà o se non torneremo a una bella monarchia. Ma a Parigi nei quartieri operai alla Repubblica ci credono fino in fondo. Chi sono questi operai di Parigi? Sono almeno 500.000 di persone. Vivono in condizioni pessime, in povertà se non in miseria, benché l'orario di lavoro sia di 11 ore al giorno. Vivono in questi quartieri del nord e dell'est, sovraffollati, poverissimi, dove la polizia non si fa vedere. Ma al tempo stesso questi operai hanno una cosa che li distingue molto da un qualunque sottoproletariato sfruttato e senza speranza. Sono organizzati. Ci sono tante forme di organizzazione per cui questa massa operaia non è una massa informe, ma è una massa strutturata. C'è l'Internazionale Socialista, fondata a Londra da Marx, che ha le sue cellule e le sue sedi. Ci sono le società di mutuo soccorso, le cooperative.
ci sono le riunioni, ci sono nei quartieri popolari da anni, da quando Napoleone III ha concesso la libertà di associazione, ci sono club, società di operai che si riuniscono regolarmente per tenere conferenze, per discutere insieme, per discutere la prospettiva del socialismo e il ruolo della donna nella società futura. Napoleone ha concesso tutto questo perché in fondo sperava che se si permette agli operai di associarsi, poi la polizia riuscirà a controllarli anche meglio, basta infiltrarsi nelle associazioni. Ma sta di fatto che questa massa di gente, appunto, non è una massa di poveri disorganizzati, che non conterebbe niente. Quando i poveri cominciano a organizzarsi, a avere delle sedi, un calendario di riunioni, dei capi, e allora le cose cambiano. E lo si vede in quel momento. La Repubblica viene proclamata il 4 settembre. Già il giorno dopo, a Parigi, si tiene una riunione con i delegati dell'Internazionale, i delegati di tutte le associazioni operaie, dei club, delle cooperative, e si cominciano a costituire di comune accordo dei comitati di vigilanza nei quartieri operai. E poi c'è un'altra forma di organizzazione del popolo di Parigi, che avrà un'importanza decisiva al momento della Comune, e quindi bisogna che io mi fermi un attimo a descriverla. È la Guardia Nazionale. La Guardia Nazionale è una tipica invenzione dell'Ottocento e di per sé non è una cosa, come dire, rossa. La Guardia Nazionale nasce quando le rivoluzioni borghesi dell'Ottocento decidono che bisogna mettere in mano alla borghesia le armi e che bisogna che oltre all'esercito regolare, alla polizia, ci sia una forza armata volontaria, fatta di bravi cittadini che contribuiscono a mantenere l'ordine. Anche nell'Italia di quegli anni c'è la Guardia Nazionale, nell'Italia del Risorgimento, e nel sud dell'Italia la Guardia Nazionale in quegli anni sta collaborando, per esempio, con l'esercito nella repressione terribile del brigantaggio. È una forza che i governi creano contando di poterla tenere sotto controllo e che sarà alimentata soprattutto dai bravi cittadini, dai borghesi. Ed è così anche in Francia all'inizio. Beh, a un certo punto c'è un inglese che va a trovare il barone Rothschild, il più grande banchiere di Parigi, e lo trova in uniforme di ufficiale della Guardia Nazionale. Ma con lo scoppio della guerra contro la Prussia le cose hanno cominciato a cambiare, perché per il bisogno, una volta che si è capito che la guerra andava male, malissimo, e c'era bisogno di rinforzi, e il governo imperiale ha pensato di ampliare il reclutamento della Guardia Nazionale. Si sono stabiliti dei bandi di reclutamento, chiunque poteva entrare nella Guardia Nazionale. Parigi, negli anni, nei mesi della guerra, è pieno di disoccupati, l'economia si è fermata, è pieno di operai sul lastrico, e in massa entrano nella Guardia Nazionale. La Guardia Nazionale paga un franco e mezzo al giorno, è molto meno del salario normale di un operaio, però basta per non crepare di fame. Nel giro di poche settimane la Guardia Nazionale di Parigi comprende 300.000 uomini armati, in maggioranza reclutati nei quartieri poveri. E i battaglioni della Guardia Nazionale sono centinaia di battaglioni, eleggono i loro ufficiali. Il che vuol dire che il controllo del governo e della borghesia sull'insieme della Guardia Nazionale evapora. A Parigi, nei quartieri borghesi, qualcuno comincia a preoccuparsi, vedendo che si sono messi i fucili in mano a centinaia di migliaia di operai. Dopodiché la guerra è persa, non c'è dubbio. E il governo repubblicano moderato ha in mente una cosa sola: farla finita appena possibile. Anche perché appena ci sarà la pace, non ci sarà più motivo di mantenere in armi la Guardia Nazionale e potremo disarmare quei 300.000 operai. Però non si vorrebbe neanche fare una pace troppo disonorevole. Bisogna sentire cosa vogliono i prussiani. E magari cercare di avere degli appoggi internazionali. Già il 6 settembre, due giorni dopo la creazione del nuovo governo repubblicano, due esponenti del governo repubblicano vanno a trovare l'ambasciatore inglese, Lord Lyons. Uno di loro si chiama Jules Favre, è il ministro degli esteri. L'altro è un personaggio di cui parleremo ancora molto. Si chiama Thiers, Adolphe Thiers.
è uno storico famoso. Fra l'altro, però, oltre a questo, è un politico di lungo corso. Thiers in quel momento ha 73 anni e sono 50 anni che fa politica. È stato ministro, primo ministro più volte sotto l'ultimo re, Luigi Filippo, prima della rivoluzione del 48. È conosciuto come un monarchico. Sotto Napoleone III è stato un oppositore. Si è opposto anche alla guerra sciagurata contro la Prussia. Adesso Thiers è uno degli uomini forti del governo repubblicano e insieme col ministro degli esteri Favre vanno dall'ambasciatore inglese per dirgli che bisogna che l'Inghilterra li aiuti. Bisogna che ci sia una mediazione dell'Inghilterra per convincere la Prussia a fare la pace senza imporre condizioni troppo pesanti, perché altrimenti, dicono, qui c'è il pericolo rosso. Se non si riesce a fare una pace onorevole, c'è il rischio della rivoluzione a Parigi. E però intanto la guerra non è finita, la guerra continua. E i prussiani stanno invadendo la Francia. E presto saranno a Parigi. E Parigi si prepara all'assedio. Parigi è difficilissima da prendere con la forza. Ha una cerchia di fortificazioni che proprio Thiers ha fatto costruire quando era ministro sotto Luigi Filippo. Difficilissime da conquistare. Però se la città verrà assediata bisognerà dare da mangiare a 2 milioni di persone. Allora si fanno venire dentro Parigi bestiame, mandrie di buoi, greggi di pecore. Tutti i parchi di Parigi si riempiono di bestiame. Si evacuano in provincia in previsione dell'assedio e di un bombardamento i tesori del Louvre. E si scavano fosse comuni, perché per quello che ne sanno loro, in una città assediata prima o poi scoppiano le epidemie. Molti fuggono, i ricchi cominciano a fuggire da Parigi prima che arrivino i tedeschi. In compenso arriva un sacco di gente, arriva una folla di giornalisti. Arrivano i giornalisti, arrivano i turisti. Arrivano i turisti stranieri che vogliono concedersi il lusso di assistere a questo spettacolo meraviglioso, l'assedio di Parigi. E potreste credere che sto inventando, ma ci sono le inserzioni sui giornali che promettono appartamenti a prova di bomba e con rifugi sotterranei per i signori inglesi che desiderano assistere all'assedio di Parigi. E il 19 settembre i prussiani sono alle porte di Parigi e comincia l'assedio. E Favre, il ministro degli esteri, va dal cancelliere Bismarck a chiedere quali sono le condizioni per la pace. E Bismarck glielo dice: la Francia dovrà cedere 2 intere regioni, l'Alsazia e la Lorena. Quando sente questa cosa, Favre scoppia a piangere. O almeno Bismarck dirà poi: pareva che piangesse e io ho cercato di consolarlo, ma guardandolo più da vicino mi sono reso conto che non aveva versato neanche una lacrima. Probabilmente voleva commuovermi con questa messa in scena, come fanno gli avvocati parigini in tribunale. L'assedio, cominciato il 19 settembre, dura 4 mesi. E sono 4 mesi innanzitutto di fame. A Parigi si mangia tutto quello che si può mangiare. Si mangiano i cani, i gatti. E notate, ufficialmente compaiono apposite macellerie con l'insegna: macelleria canina e felina. Si mangiano i passeri, si mangiano i topi, si mangiano gli elefanti dello zoo. Gli elefanti, i cammelli dei Jardin des Plantes vengono abbattuti e mangiati. Parigi sopravvive, ma tanti muoiono. In quei 4 mesi di assedio il bilancio è di 42.000 morti in più rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Muoiono i bambini, piccoli specialmente, non c'è latte. Come se non bastasse, è uno degli inverni più freddi del secolo. A dicembre a Parigi si sta regolarmente fra i meno 5 e i meno 20. Per capirci, la Senna ghiacciata per 3 settimane consecutive. E i prussiani stanno fuori. Perché l'assedio dura così tanto? Ma perché Parigi è difesa da una cerchia di fortezze imprendibili. Chi vuole perdere migliaia di uomini attaccandole? I prussiani stanno fuori e aspettano che Parigi si arrenda per fame. Poi alla lunga si spazientiscono, visto che la cosa sta durando un po' troppo. Il 5 gennaio l'artiglieria prussiana comincia a sparare sulla città.
E quindi alle altre cose si aggiunge anche questo: la gente comincia a morire per la strada o in casa quando esplodono le granate dell'artiglieria tedesca. E intanto in città, nell'incertezza generale, cosa ci riserva il futuro, cosa succederà? Viene fuori sempre più chiara la diffidenza reciproca fra i moderati al governo e le masse rosse dei quartieri operai. Gli operai sono sicuri che i moderati aspettano solo l'occasione per tradire. Tradire vuol dire fare la pace e di rivoluzione non si parlerà più. E non hanno neanche tutti i torti, è sempre successo. Al tempo della rivoluzione francese, poi di quella del 30, poi di quella del 48, ogni volta il popolo si è fatto ammazzare sulle barricate e poi la borghesia ha avuto tutti i vantaggi. Il clima, almeno a parole, è tesissimo dentro Parigi. I giornali di sinistra, capite il clima di esaltazione, la gente ha fame, la gente comincia a perdere la lucidità. Ci sono giornali di sinistra che promettono un premio in denaro per chi riuscirà ad ammazzare il re di Prussia, ma anche un premio in denaro per chi riuscirà ad ammazzare il generale Trochu, il presidente della Repubblica. I giornali della sinistra, i politici della sinistra chiedono la trasformazione delle chiese in caserme per la Guardia Nazionale, l'invio dei preti al fronte invece di star qui a mangiar pane a UFO. Corrono voci che nei quartieri ricchi è pieno di roba da mangiare, che nelle case dei ricchi ci sono enormi riserve. I giornali della sinistra chiedono confisca. Tra le mille cose si chiede di mandare a chiamare Garibaldi. Se c'è uno che ci può salvare è lui. Mandate a chiamare Garibaldi che salvi la Repubblica. E di fronte a tutto questo, sempre più nei quartieri borghesi ci si chiede ma il vero nemico sono i prussiani o sono i rossi? Il 6 gennaio 1871, il giorno dopo l'inizio del bombardamento, sui muri di Parigi compare un manifesto rosso che reclama l'istituzione della Comune di Parigi. Largo al popolo, largo alla Comune. Cosa significa? È uno slogan efficacissimo per la pancia dei parigini, anche se pochi saprebbero dire veramente cosa vuol dire. La Comune, tecnicamente in francese, vuol dire il comune, cioè Parigi, che si immagina come un comune indipendente, un municipio indipendente come erano i comuni del Medioevo. Avete presente, no? Ecco, c'è l'idea quindi di Parigi che si governa da sola, che non deve obbedire a un'autorità superiore. Quindi il nome La Comune di Parigi, fra parentesi, diciamolo, non c'entra niente con il comunismo. Anche se i nemici della Comune giocheranno su questo e sistematicamente parleranno dei comunardi come di comunisti. Ma in realtà di per sé l'idea della Comune vuol dire Parigi, che diventa indipendente e che guida la Francia verso la salvezza. Perché già al tempo della Grande Rivoluzione, nel 1792, nel momento più drammatico, quando anche allora gli eserciti prussiani stavano invadendo la Francia, la folla di Parigi aveva proclamato la Comune e aveva obbligato l'Assemblea Nazionale a fare il passo decisivo che finora non si era mai osato fare: deporre il re, proclamare la Repubblica. Ma anche quelli che non sanno la storia sentono che questa idea è un'idea di, appunto, tutti insieme ci salveremo. Un oratore che parla al popolo in quei giorni cerca di spiegare cos'è la Comune. La Comune è il diritto del popolo, è il razionamento uguale per tutti, è la leva in massa, la punizione dei traditori. La Comune, insomma, è la Comune. È uno slogan. Non c'è bisogno di sapere cosa vuol dire perché le masse dei parigini si sentano entusiasmati a quell'idea. Intanto, l'assedio non è finito, ma ormai è chiaro che la va a pochi. Il 18 gennaio a Versailles viene proclamato l'impero tedesco, il secondo Reich. Il primo era stato l'impero medievale, quello del Barbarossa. Il terzo Reich, sappiamo tutti cosa sarà. Questo è il secondo Reich. Il re di Prussia diventa imperatore di Germania. A Parigi non c'è più niente da mangiare sul serio. Fanno ancora un tentativo di sortita che finisce malissimo e a questo punto il governo si rassegna.
Bisogna andare a chiedere la resa senza condizioni, accettare le condizioni di Bismarck, la cessione dell'Alsazia e della Lorena. Il governo si rassegna, dico, perché in realtà l'unica cosa che finora li ha trattenuti è il terrore di quello che dirà il popolo. Perché, e questo va detto ed è una cosa, diciamo, non immediatamente prevedibile, le masse dei quartieri operai, i rossi che vogliono la rivoluzione, al tempo stesso sono quelli che non vogliono fare la pace con i prussiani. Sono ancora entusiasti, pieni di orgoglio nazionale e credono che la Repubblica sia in grado di sopravvivere a tutto, anche di sconfiggere il nemico, e quindi i quartieri operai sono quelli che non vogliono sentir parlare di pace. Sono per la resistenza a tutti i costi. Vedete, è l'esatto contrario di quello che farà Lenin nel 1917. Lenin nella Russia del 1917 dirà la pace a tutti i costi e questo gli garantirà la vittoria, al contrario di quello che succederà a Parigi. Quando il 23 gennaio il ministro degli esteri, Jules Favre, va a Versailles per trattare la resa, prima di partire dice: Dio solo sa cosa ci farà la plebaglia parigina quando saremo costretti a dirle la verità. Parlando con Bismarck, Favre scopre che Bismarck è ben consapevole della situazione terribile, con la Guardia Nazionale in armi, gli operai armati. E Bismarck dice a Favre: ma disarmateli, disarmate la Guardia Nazionale se volete evitare la rivoluzione. E Favre gli dice: ma non abbiamo il coraggio, non siamo abbastanza forti, se proviamo a disarmarli allora sì che scoppia la rivoluzione, significherebbe la guerra civile. Bismarck: siete degli sciocchi, prima o poi la Guardia Nazionale dovrà essere ridotta alla ragione. Non otterrete niente aspettando. Provocate una rivolta finché avete ancora un esercito per reprimerla. E Bismarck dirà poi, quando ha detto questa cosa, Favre mi ha guardato con orrore, come se fossi stato un mostro assetato di sangue. Il 28 gennaio viene firmato l'armistizio. Capite? L'armistizio, sospensione delle ostilità, non è ancora il trattato di pace. Il governo promette ai francesi che adesso faremo le elezioni, si eleggerà un parlamento e il parlamento deciderà se ratificare la pace oppure continuare la guerra. Non abbiamo ancora deciso niente. La paura della rivoluzione per il momento sembra infondata. I quartieri operai sono stremati, la gente ha troppa fame. Nei primi giorni i prussiani distribuiscono razioni alimentari per tenere in vita la popolazione. Poi cominciano ad arrivare gli aiuti dall'estero, specialmente dall'Inghilterra, dove sia il governo sia le associazioni, i privati hanno promosso raccolte di fondi per dar da mangiare a Parigi. Le ostilità sono sospese però. Molta altra gente ne approfitta per andarsene, quelli che possono di nuovo, dai quartieri bene. I quartieri borghesi si svuotano e con loro evaporano gli ultimi battaglioni della Guardia Nazionale, ancora moderati, ancora governativi. L'8 febbraio si vota per il Parlamento. Non sono certo elezioni, come dire, tenute in una situazione normale. Un terzo del paese è occupato dal nemico. Centinaia di migliaia di soldati sono prigionieri in Germania. Non c'è tempo per una campagna elettorale, però i candidati hanno capito che c'è una cosa fondamentale. Bisogna capire se la gente vuole la pace o vuole la guerra. E il grosso della Francia vuole la pace. In quasi tutta la Francia vengono eletti i candidati che hanno promesso la pace, subito, a tutti i costi. Che in genere sono anche i candidati conservatori, cattolici, monarchici. Solo a Parigi viene eletta una maggioranza di deputati favorevoli a continuare la guerra. Quasi tutti i repubblicani. Eleggono anche Garibaldi, che non si era candidato, ma loro lo votano lo stesso e lo eleggono lo stesso. È uno dei grandi miti del popolo in quell'epoca, Garibaldi. E poi la nuova Assemblea Nazionale, il nuovo Parlamento, si riunisce, non a Parigi ovviamente, coi tedeschi a due passi, si riuniscono molto lontano, a Bordeaux.
E a Bordeaux, in questo Parlamento, dove la grande maggioranza è della campagna cattolica e monarchica e conservatrice, i deputati che arrivano da Parigi vengono trattati malissimo. Garibaldi, che ci va, viene fischiato, lo cacciano via. E il 17 febbraio viene formato il governo e presidente è Thiers, che abbiamo già incontrato. Il vecchio Thiers, che ha fama di monarchico e ha fama di nemico del popolo, a Parigi è odiato. Quando era ministro sotto Luigi Filippo ha fatto sparare all'esercito sui dimostranti. Ha la fama di un aristocratico che disprezza il popolo. Thiers però è cambiato in una cosa. È stato lungo monarchico, adesso è diventato repubblicano. Si è convinto che la Repubblica è davvero il futuro della Francia, ma non la Repubblica Rossa che vogliono quelli di Belleville e di Montmartre. Una Repubblica, come dire, fatta per bene, per la gente per bene. Una Repubblica moderata, borghese. La notizia che Thiers è il nuovo presidente del Consiglio crea sgomento a Parigi, dove Thiers, appunto, dalla maggior parte della gente è odiato. La Guardia Nazionale sfila a Parigi con le bandiere listate a lutto per commentare la nomina del nuovo governo. La sfilata dura 8 ore e nei discorsi si richiamano il 93, il terrore, Robespierre, il 30, il 48, le barricate, e si minacciano i borghesi che non hanno capito niente. Pare che gli sfruttatori si siano dimenticati che a volte il popolo si risveglia improvvisamente. E il 26 febbraio Thiers firma il trattato di pace. Ha promesso alla Francia che, quali che siano le condizioni, il nemico non entrerà a Parigi. Invece i prussiani insistono, vogliono entrare a Parigi e fare la sfilata della vittoria sotto l'Arc de Triomphe. E Thiers è costretto a cedere. Il 1 marzo i prussiani sfilano sugli Champs-Élysées, occupano simbolicamente Parigi, o per essere più precisi, i quartieri ovest, i quartieri borghesi. Nei quartieri operai non si spingono. Thiers, ora che i tedeschi sono entrati a Parigi, propone che ci restino e che diano una mano per disarmare la Guardia Nazionale. Bismarck gli risponde che si devono arrangiare da soli, che lui non ha nessuna intenzione di mettersi in questo impiccio. Però i generali prussiani esigono che quel che resta dell'esercito francese venga licenziato. Thiers riesce a fatica a ottenere che gli lascino una divisione per mantenere l'ordine pubblico, ma il grosso delle truppe restanti viene mandato a casa. Invece la Guardia Nazionale non la disarma nessuno, non ci provano neanche. E dopo 2 giorni i prussiani se ne vanno. E in questa situazione, dove, capite, basta un niente per far scoppiare la polveriera, il Parlamento, l'Assemblea Nazionale a Bordeaux, pubblica una serie di leggi, approva una serie di leggi che sembrano fatte apposta per esasperare Parigi. Durante la guerra era stata introdotta una moratoria sugli sfratti, sul pagamento dei debiti. Un'infinità di famiglie erano riuscite a sopravvivere perché gli era stato permesso di restare nella loro casa anche se non pagavano più l'affitto. Adesso che la guerra è finita, il Parlamento abolisce la moratoria. Bisogna immediatamente pagare gli affitti arretrati, immediatamente pagare i debiti. Vuol dire migliaia di artigiani e di commercianti che fanno fallimento, vuol dire un'infinità di famiglie gettate sulla strada. E poi, come se non bastasse, il Parlamento sopprime il soldo di 1,50 francs al giorno pagato alla Guardia Nazionale. A questo punto il governo di Thiers rientra a Parigi e anche il Parlamento si avvicina, lascia Bordeaux, si avvicina a Parigi, ma non osa entrare a Parigi e si riunisce a Versailles, nella reggia dei vecchi re di Francia, dove poche settimane prima i prussiani hanno proclamato l'impero tedesco. Questa cosa di un Parlamento che non osa venire a Parigi e si ferma nella capitale della monarchia, Versailles, è di nuovo una cosa che Parigi prende come uno sfregio. E a questo punto Thiers decide di provare se si riesce a domare la Guardia Nazionale. E noi non sapremo mai se era davvero convinto di potercela fare
o se invece ha voluto fare un po' in ritardo quello che aveva suggerito Bismarck, provocare lo scontro per farla finita. Fatto sta che Thiers decide che effettivamente bisogna disarmare la Guardia Nazionale e per prima cosa bisogna prenderle i suoi cannoni. Perché la Guardia Nazionale è un esercito a tutti gli effetti, anche se fatto di dilettanti. Ed è un esercito con la sua artiglieria. La Guardia Nazionale possiede una gran quantità di cannoni che si è comprata con le sottoscrizioni dei membri, che appartengono alla Guardia Nazionale, tanto che i prussiani non li hanno neanche confiscati perché non sono proprietà dello Stato francese. E tutta questa artiglieria è ammassata sulla collina di Montmartre. Thiers, l'abbiamo detto, ha ancora a disposizione poche truppe, ma qualcosa c'è. Il 18 marzo, data che è rimasta nella storia come il giorno in cui è iniziata la vicenda della Comune, il 18 marzo Thiers manda il generale Lecomte con le poche truppe ancora disponibili a impadronirsi dei cannoni sulla collina di Montmartre. E i soldati risalgono la collina e cominciano a portare giù i cannoni. Ma quando all'alba la gente del quartiere si accorge di quello che sta succedendo, cominciano a suonare le campane a martello e la gente accorre e la Guardia Nazionale si arma e accorre e le truppe si trovano circondate e il generale Lecomte ordina ai soldati di aprire il fuoco sulla folla, ma i soldati non gli obbediscono, non sparano e fraternizzano con la Guardia Nazionale o scappano. E la folla a quel punto dilaga verso il centro di Parigi e pianta la bandiera rossa sulla colonna della Bastiglia e sull'Hôtel de Ville. E qui però si colloca anche uno di quegli episodi che gettano fin dall'inizio anche un'ombra sinistra sulla storia della Comune. Perché il generale Lecomte a quel punto viene arrestato dai suoi stessi soldati, viene tenuto prigioniero per qualche ora, con la folla che tumultua fuori e lo vuole scannare, e poi i soldati e la Guardia Nazionale, di comune accordo, lo fanno uscire, lo mettono al muro e lo fucilano. Insieme a lui viene fucilato un altro generale, il generale Thomas, che era il comandante della Guardia Nazionale, ma imposto dal governo moderato, odiato dai soldati della Guardia Nazionale. Il generale Thomas si era dimesso, stava tranquillo a casa sua. Quando sente tutto questo frastuono sulla collina di Montmartre, esce fuori in civile, in borghese, va fin lì a vedere cosa succede, lo riconoscono, lo prendono, lo sbattono al muro, viene fucilato insieme al generale Lecomte. Al generale Lecomte i soldati gridano: «Volevi farci sparare sul popolo? Adesso è il tuo turno!» Marx, che se ne sta a Londra e osserva ora per ora quello che succede, commenta che quando i governi reazionari insegnano ai soldati a fucilare la gente e poi si devono aspettare che succedano queste cose. Marx: il generale Lecomte aveva ordinato per 4 volte all'81esimo reggimento fanteria di far fuoco sui civili inermi in Place Pigalle e al rifiuto dei suoi uomini li aveva ferocemente insultati. Invece di sparare sulle donne e sui bambini, i suoi soldati spararono su di lui. Le abitudini inveterate che i soldati acquisiscono alla scuola dei nemici della classe operaia non è che scompaiano da sole nel momento in cui i soldati passano al fianco degli operai. Quello stesso 18 marzo Thiers e i ministri fuggono a Versailles e i battaglioni della Guardia Nazionale, constatato che non c'è più un governo a Parigi, eleggono un comitato centrale che assume il potere a nome del proletariato. La dichiarazione del comitato centrale della Guardia Nazionale: i proletari della capitale, di fronte alle deficienze e ai tradimenti della classe governante, hanno compreso che era giunta l'ora di salvare la situazione prendendo nelle proprie mani la direzione degli affari pubblici. Il Comitato Centrale della Guardia Nazionale è composto da 20 delegati, tutti operai. Per la stampa europea, che riferisce orripilata quello che sta succedendo, sono una ventina di mascalzoni di bassa lega. Thiers, da Versailles,
dichiara che questi che hanno preso il potere sono dei comunisti, che saccheggeranno Parigi e che comunque sono degli sconosciuti e non hanno nessun diritto di governare. Un giornale di Parigi risponde: anche i 12 apostoli erano degli sconosciuti. La reazione della borghesia di fronte a quello che sta succedendo la troviamo esemplificata nel solito diario del nostro Edmond Goncourt, il quale commenta così la presenza dei militi della Guardia Nazionale che occupano le strade. Si è presi dal disgusto alla vista delle loro facce stupide e abbiette, alle quali il trionfo e l'ubriachezza conferiscono un'aria raggiante e dissoluta. E indubbiamente l'aspetto fisico degli operai di Parigi non era tale da, come dire, far piacere ai borghesi. Vi cito un commento di uno dei rari ufficiali di carriera di origine borghese che hanno scelto di stare con la comune e che alla fine l'ha pagata con la fucilazione. Questo ufficiale scrive, parlando degli operai di Parigi: costoro hanno buoni motivi per combattere. Combattono perché i loro figli siano meno gracili, meno scrofolosi, più sani di loro. Con questa presa del potere da parte della Guardia Nazionale il 18 marzo si accelera la fuga di tutti quelli che non sono d'accordo. Parigi si svuota di professionisti, di insegnanti, di proprietari. Centinaia di migliaia di persone lasciano la città. E la stampa europea commenta con toni scandalizzati questa cosa terribile che sta accadendo a Parigi. Cito a caso da titoli di giornali: la Repubblica Rossa, dominata dai ladri, dai teppisti e dai demagoghi. Comunismo della peggior specie, la canaglia di Parigi al potere, miscredenti senza Dio, fuori legge, cafoni analfabeti. Si pubblicano resoconti inventati delle orge dei proletari nelle case confiscate ai borghesi. In realtà il Comitato Centrale della Guardia Nazionale fa di tutto per rassicurare l'opinione pubblica e chiarire che a Parigi si conserva la legalità democratica. Perciò il 26 marzo Parigi vota per eleggere il Consiglio Comunale. Vota circa il 50% degli aventi diritto, ma di più nei quartieri operai, i quartieri borghesi appunto sono vuoti. Il risultato è che la maggioranza schiacciante dei consiglieri comunali sono di sinistra, sono rossi. I pochi conservatori che vengono eletti, vedendo la situazione, si dimettono. E questo nuovo consiglio comunale decide di adottare ufficialmente la bandiera rossa e il nome di Comune di Parigi. Il 28 marzo c'è una grandiosa cerimonia di insediamento di questo nuovo governo, la Comune di Parigi. Con la sfilata della Guardia Nazionale in divisa, la musica, la folla festante, i consiglieri comunali sul palco, in redingote cilindro, perché sono tutti di sinistra, ma non sono mica tutti operai, anzi la maggioranza sono intellettuali, giornalisti, avvocati, insegnanti. Alcuni sono marxisti, altri sono giacobini, socialisti, anarchici. Sono borghesi e sono lì appunto in cilindro e finanziera, si vedono nelle foto. E le truppe sfilano e ci sono i mortaretti e le canzoni, l'unica cosa è che si canta la Marsigliese, altrimenti sembrerebbe una normale cerimonia del tempo di Napoleone III. L'apparenza è che la normalità borghese è rimasta, semplicemente c'è un governo un po' più attento ai bisogni dei poveri. E infatti i provvedimenti della Comune non hanno niente di rivoluzionario in senso marxista, però si abbuona 9 mesi di pagamento degli affitti per rimettere in pari tutte le famiglie che non ce la fanno più. Si rinnova il blocco degli sfratti. Si decide la distribuzione gratuita di libri scolastici e quaderni ai bambini delle famiglie povere. E poi ci sono le misure, diciamo così, idealistiche. I membri della Comune e tutti gli altri dirigenti e burocrati della città avranno un salario che non sarà superiore al salario di un operaio. Si abolisce la pena di morte e la folla va a cercare la ghigliottina alla sede della polizia e la porta in piazza e la brucia, festante.
Si decreta l'eguaglianza di tutti gli stranieri residenti a Parigi. Qualunque immigrato di qualunque nazionalità è uno dei nostri e può essere eletto a qualunque carica. E poi ci sono le misure che invece, senza che loro se ne rendano conto, alimenteranno l'impressione che a Parigi sta capitando qualcosa di terribile. Le misure anticlericali. La Chiesa è odiata anche perché è ferocemente contraria. Dai pulpiti i parroci tuonano. La parola rivoluzione è il grido di Satana. E la Comune confisca i beni ecclesiastici, toglie i crocifissi dalle scuole. Però per il resto non si tocca niente, non si tocca la proprietà privata, non si toccano i fondi pubblici, non si tocca il tesoro conservato alla Banca di Francia, niente. Si vuol far vedere che è tutto normale. Pochi hanno capito che in realtà Parigi è sola di fronte al mondo e che il suo destino è già segnato. Qualcuno l'ha intuito fin da quel primo giorno, quando è arrivata la notizia dei due generali che erano stati fucilati. Uno dei dirigenti della rivoluzione, un disegnatore satirico, socialista, André Gilles, quando arriva quella notizia commenta: la Commune est foutue, la Comune è fregata. E ha ragione, basta questo. A Versailles il ministro Favre dichiara ai giornali: non si negozia con gli assassini. Il governo non riconosce il nuovo comune di Parigi e non è disposto a negoziare. Ma se non si negozia, cosa si fa? Il 21 marzo, tre giorni dopo essere scappato a Versailles, il primo ministro Thiers dichiara al Parlamento, all'Assemblea Nazionale: qualunque cosa avvenga, non vogliamo attaccare Parigi. Non è né la prima né l'ultima menzogna. Thiers, in realtà, ha già cominciato a far venire truppe dalle province. Pochi giorni dopo scrive: sto riorganizzando l'esercito e spero che in due o tre settimane avremo soldati sufficienti per liberare Parigi. E per questo conta sull'aiuto di Bismarck, il quale non ha nessuna intenzione, le truppe tedesche sono ancora intorno a Parigi, Bismarck non ha nessuna intenzione di usare le sue truppe per cavare le castagne dal fuoco al governo francese, ma anche lui ha voglia di vedere conclusa questa faccenda. Perciò Bismarck stringe un accordo con Thiers, libererà i prigionieri di guerra. Le decine, centinaia di migliaia di soldati dell'imperatore che sono prigionieri in Germania saranno rimandati a casa e Thiers li potrà usare per riconquistare Parigi. Nel giro di pochi giorni ne arrivano 60.000. Cosa sta pensando Thiers in quel momento? Che partita sta giocando? Anche qui è difficile. Se uno legge Marx, lo vede convinto che Thiers sia un delinquente, un furfante, una canaglia assetata di sangue. Thiers in realtà, da un lato, si sente un po' come Lincoln. C'è stata da poco tempo, capita, la guerra civile americana. E Lincoln aveva dovuto decidere: permettere agli stati del sud di andarsene oppure riaffermare l'autorità dello Stato. E Lincoln aveva accettato una guerra spaventosa per riaffermare l'autorità dello Stato. E Thiers la pensa così. A quelli che gli propongono di negoziare con la Comune, Thiers risponde: Parigi sarà sottomessa all'autorità dello Stato come un qualsiasi borgo di un centinaio di abitanti. Il centralismo francese. Però Thiers ha anche un altro obiettivo, ve l'ho detto, lui è stato un monarchico per tutta la vita, adesso è diventato repubblicano, è ben deciso a salvare la Repubblica, la sua Repubblica, quella moderata. Ma per salvare la Repubblica bisogna dare una tale prova di forza che nessuno osi più contestarla. C'è un Parlamento a maggioranza monarchica, ma noi faremo vedere che il governo della Repubblica è così forte e non ha paura di niente e nessuno oserà più sfidarlo. Il 1 aprile Thiers dichiara al Parlamento: sto mettendo in piedi una delle più belle armate che la Francia abbia mai avuto. La lotta sarà dolorosa, ma breve. E il 2 aprile i soldati del governo, i versagliesi, come li chiamano, visto che il governo sta a Versailles, il 2 aprile i versagliesi attaccano e cominciano a occupare i primi avamposti della cerchia di forti.
E dentro Parigi, nel suo comodo appartamento borghese, Edmond Goncourt, sentendo il cannone, scrive nel suo diario: Dio sia lodato, è cominciata la guerra civile. Stanno arrivando i nostri a liberarci dal dominio dei rossi. Il giorno dopo, 3 aprile, quelli della Comune e la Guardia Nazionale tentano per la prima e unica volta un contrattacco. Escono in forze diretti a Versailles, al comando di generali improvvisati, nominati il giorno stesso, perché la Guardia Nazionale in realtà appunto è una milizia volontaria e davanti a loro c'è un nemico professionista. Il risultato è scontato, il tentativo di attacco contro Versailles viene respinto, i soldati del governo regolare vincono. I due generali della Comune che comandavano l'attacco sono fatti prigionieri. E quel giorno, per la prima volta, si capisce com'è che i governativi vogliono fare la guerra. Perché a uno dei due comandanti nemici prigionieri, un ufficiale di cavalleria spacca la testa con la sciabola. E l'altro, un operaio fonditore, Duval, che la Comune ha nominato generale appunto quel giorno stesso. Appena viene riconosciuto, viene messo al muro e fucilato. E in generale, tra tutti i prigionieri, i soldati verificano e quelli che sono ex soldati passati dalla parte della Comune vengono fucilati. E così si continua a fare per tutti i combattimenti che vanno avanti nel corso del mese di aprile e di maggio, con cui lentamente le truppe governative si stringono intorno a Parigi, si aprono la strada attraverso i forti, finché finalmente appunto il 21 maggio, sfondata la catena dei forti, i soldati del governo entrano dentro Parigi e comincia la settimana di sangue. La violenza con cui in quella settimana i soldati riconquistano Parigi è così pazzesca che bisogna comunque cercare di creare un contesto, di capirla, di spiegarla. Chi sono questi soldati che si aprono la strada attraverso Parigi fucilando continuamente i prigionieri? Fino a ieri erano soldati dell'imperatore. Sono diventati soldati nell'esercito di Napoleone III. Sono soldati di mestiere, estratti a sorte tra tutti i coscritti possibili, e quelli estratti a sorte fanno 7 anni di servizio militare, che vuol dire che perdono i contatti con la società civile. La loro casa è l'esercito. Sono soldati dell'imperatore e come origine sono quasi tutti contadini, perché sotto Napoleone III le commissioni di leva riformano regolarmente gli operai, perché gli operai sono troppo malandati di salute, sono troppo deboli, troppo gracili, troppo affamati, non sono buoni per fare il soldato, perciò i soldati dell'esercito imperiale sono tutti contadini. Sono soldati dell'imperatore, hanno fatto la guerra l'estate precedente, hanno conosciuto, come la dicono i francesi, la débâcle, la catastrofe della guerra. Sono stati sconfitti, fatti prigionieri dal nemico, sono stati prigionieri in Germania, adesso li hanno rimandati in Francia e gli dicono che però non possono ancora tornare a casa. C'è ancora da fare una cosa, bisogna ancora farla finita con i rossi, bisogna farla finita con quelli di Parigi. Tutta la Francia profonda, contadina, ha un rancore profondo nei confronti di Parigi. Bisogna farla finita con questi rossi. I loro ufficiali gli hanno detto che appunto il nemico sono la feccia, sono comunisti che vorrebbero portargli via tutto, le loro terre, le loro donne. E questi comunisti resistono, sparano dalle barricate. Ci sono perfino donne sulle barricate che sparano contro i soldati. E i soldati non capiscono più niente. Hanno solo voglia di finirla e per finirla ammazzare tutti quelli che trovano. Thiers più tardi dirà che lui non l'aveva voluto. Sta di fatto che la sera del 22 maggio, il secondo giorno della settimana di sangue, con i soldati già dentro Parigi, Thiers emana un proclama in cui dichiara che la legge, l'ordine e la civiltà trionfano e che l'espiazione sarà totale. Più tardi Thiers dirà che è stato frainteso, che lui non intendeva e purtroppo, certo, io anzi avevo dato ordine, dirà, di frenare la rabbia dei soldati, purtroppo l'esercito ha interpretato a suo modo quella mia frase sull'espiazione totale. E gli esempi di quello che succede sarebbero troppi, sono troppi per farli tutti, facciamone qualcuno. 23 maggio, conquistata Montmartre,
49 persone prese a caso, comprese donne e ragazzini, vengono portate davanti al muro dove erano stati fucilati i generali Lecomte e Thomas. Sono fatti inginocchiare e fucilati. In tutti i quartieri conquistati dai soldati succedono scene come questa, la racconta un testimone oculare. Vidi un plotone di soldati entrare in una casa. Domandarono alla portiera se ci fossero dei comunisti nascosti. Rispose di no. Perquisirono la casa e ne trovarono uno. Lo portarono fuori e lo fucilarono. E poi fucilarono anche lei. In molti casi, quando i governativi prendono gli ospedali, i militari della Guardia Nazionale fucilano i feriti e in qualche caso anche i medici. Nei combattimenti a Belleville, dove le donne del quartiere sono sulle barricate, un testimone inglese riferisce di aver visto fucilare in un solo colpo 52 donne che avevano appena deposto le armi. Naturalmente non vengono fucilati tutti. Ci sono comunque migliaia di prigionieri, i quali vengono incatenati e con le mani legate incamminati in colonna verso Versailles, scortati dalla cavalleria. Quando qualcuno cade, li spingono avanti con le sciabole, quando qualcuno cade lo fucilano sul posto. All'uscita da Parigi passa in rassegna ai prigionieri il generale Marchese de Galliffet, eroe della guerra contro i prussiani, uno che ha comandato una carica di cavalleria disperata quanto inutile alla battaglia di Sedan. Adesso il generale Galliffet comanda la cavalleria che scorta i prigionieri e li passa in rassegna e decide chi fucilare. Quelli che hanno i capelli bianchi, perché vuol dire che c'erano già al tempo della rivoluzione del 48 e non hanno imparato niente. Quelli che hanno l'orologio, perché vuol dire che sono studenti o borghesi, sono i capi, insomma. Però naturalmente, intendiamoci, le atrocità ci sono anche dall'altra parte, perché nelle ultime settimane la Comune conosce un'evoluzione in senso radicale. Sotto la pressione di quello che sta succedendo, nella Comune vanno al potere gli estremisti, quelli che davvero vorrebbero rifare il terrore. Tant'è vero che nascono un comitato di salute pubblica e un tribunale rivoluzionario, proprio come ai vecchi tempi di Robespierre. A capo del comitato di salute pubblica c'è un vecchio giacobino che si chiama Delescluze, uno che si è fatto 6 anni di deportazione all'isola del diavolo ai tempi di Napoleone III, è tornato malato di tubercolosi, sa che questa è l'ultima occasione della sua vita di fare davvero una rivoluzione e non ha intenzione di fermarsi davanti a niente. Lui e altri lo dicono chiaramente: meglio sprofondare nel sangue e nel fuoco piuttosto che arrenderci un'altra volta. E la parola d'ordine è: se siamo sconfitti, bruceremo Parigi. E Parigi brucia davvero. E gli incendi sono scatenati per ordine della Comune. È tutto ben documentato. Ci sono gli ordini, ci sono i barili di petrolio che arrivano e quelli che danno fuoco. Brucia il palazzo imperiale, le Tuileries. Erano in pieno centro a Parigi, accanto al Louvre, non ci sono più, c'è un giardino, come sapete oggi, dove una volta sorgevano le Tuileries. Brucia l'Hôtel de Ville, che invece è stato ricostruito. Il cielo di Parigi è oscurato dal fumo e dalla cenere. A diversi testimoni vengono in mente la caduta di Babilonia, Sodoma e Gomorra, Pompei. Di gran moda Pompei alla fine dell'Ottocento. Gli incendi, lo dicevo, sono ordinati dal governo della Comune. Mentre invece è pura propaganda una voce che corre nei giornali del governo e fra le truppe del governo, e cioè che a Parigi sono le donne, le megere dei quartieri operai, quelle streghe delle donne degli operai che vanno in giro con i bidoni di petrolio ad appiccare il fuoco. Questa leggenda delle pétroleuse che appiccano gli incendi, all'epoca ci credono tutti, oggi è dimostrato che è una leggenda, il che non toglie che chissà quante donne o ragazzine sorprese per la strada con una bottiglia di qualcosa vengono immediatamente fucilate. E la Comune a sua volta fucila. E adesso è il momento, io ve l'ho raccontato all'inizio, ma è adesso che si fucilano gli ostaggi. Il 24 maggio, come vi raccontavo, Raoul Rigaud fa portare l'arcivescovo alla prigione dei condannati a morte e Théophile Ferré lo fa portare fuori e fucilare. Raoul Rigaud viene ucciso quello stesso giorno sulle barricate al quartiere Latino e in divisa di ufficiali della Guardia Nazionale lo catturano, lo riconoscono, gli mettono una palla in testa.
giorno dopo, 25 maggio, un reparto della Guardia Nazionale della Comune, senza ordini, fucila tutti i frati domenicani di un convento e tutti i loro impiegati, 14 persone. Il giorno dopo ancora, 26 maggio, la Guardia Nazionale fucila altri 51 ostaggi, 11 preti e 40 fra poliziotti e informatori della polizia dell'imperatore. Alla fine della settimana di sangue in tutto saranno 85 gli ostaggi fucilati dalla Guardia Nazionale. E però tutti hanno capito che è finita. Un giorno dopo l'altro i soldati arrivano fino in fondo. L'ultimo presidente della comune, Delescluze, lascia una lettera per la sorella in cui le scrive: «Non voglio né posso servire da vittima e da zimbello alla reazione vittoriosa. Perdonami se me ne vado prima di te, che mi hai sacrificato la vita, ma non ho il coraggio di subire un'altra sconfitta». Poi indossa la sua sciarpa di presidente del Comitato di Salute Pubblica, sale in piedi su una barricata e si fa uccidere. Il 28 maggio si conclude la settimana di sangue, nel senso che i combattimenti sono finiti, ma non le fucilazioni. I soldati, padroni della città, arrestano tutti gli uomini in borghese e controllano se hanno le mani nere di polvere da sparo o se hanno il livido sulla spalla provocato dal rinculo del fucile, e li fucilano. Per diversi giorni si continua a fucilare nel cimitero di Montparnasse, al parco Monceau, nei giardini del Luxembourg, tutti quei posti dove noi andiamo a passeggio quando andiamo a Parigi. Si fucila nelle caserme, si fucila nelle stazioni. I cadaveri sono sepolti in fosse comuni o bruciati fuori città. Molti cercano di scappare da Parigi, ma intorno alla città ci sono ancora i tedeschi che bloccano tutti i passaggi. Però Engels scrive che in realtà i soldati tedeschi, quando possono, lasciano passare i fuggiaschi, e anche gli ufficiali chiudono un occhio. Perché il fatto è che l'Europa sta assistendo con un certo raccapriccio a quello che succede a Parigi. Perfino il Times di Londra si accorge che c'è qualcosa che non va. Il Times scrive: «La sete di sangue dei soldati di Versailles pare perfino superiore a quella dei comunisti». E scrive il Times che è vero che sotto il regime dei rossi sono stati commessi crimini abominevoli, ma quello che sta succedendo adesso fa ancora più orrore. I processi davanti ai consigli di guerra, le condanne a morte, le fucilazioni continuano fino a fine anno. Théophile Ferré viene fucilato, processato e fucilato a dicembre. Le deportazioni continuano per anni. Per anni si scovano ancora persone compromesse con la comune che vengono deportate alla Cayenne, in tutto più di 4.000 deportati. E poi il clima cambia. Devo dire che per chi fa il mio mestiere questo è un interrogativo grosso, cioè quando è che all'improvviso la furia si placa, l'odio si placa e ti sembra di poter dire: ma sì, dai, dopo tutto dimentichiamo. In Francia succede in un attimo. La comune è del 1871. Già nel 1880 viene proclamata l'amnistia. Cioè le stesse cose per cui 9 anni prima si veniva fucilati come cani, adesso viene detto: vabbè, colpo di spugna, i deportati cominciano a ritornare dall'isola del diavolo. E in quell'anno, 1880, si tiene per la prima volta, nonostante il divieto della prefettura, il primo pellegrinaggio al muro del Père Lachaise, al muro dei fucilati. 25.000 persone sfilano con un fiore rosso all'occhiello, e da allora ogni anno il primo maggio si rinnova il pellegrinaggio al muro dei fucilati. Ecco, come ben capite, è difficilissimo finire il racconto di una storia così, così terribile e così divisiva. Io non vorrei farlo con parole mie a questo punto. Io lo farò con le parole di uno che era lì e che non si era schierato. È un grande pittore, un grande impressionista, Renoir. Renoir era a Parigi, non aveva preso posizione, aveva rischiato la pelle a un certo punto, se l'era vista brutta, era lì sulla riva della Senna che dipingeva e l'hanno sorpreso delle guardie della comune e l'hanno scambiato per una spia,
e stava per finire molto male, quando è passato di lì, di tutti quelli che potevano passare, Raoul Rigaud lo ha riconosciuto, lo ha abbracciato e lo ha lasciato andare. Renoir dirà dei comunardi: erano folli, ma avevano in sé quella fiammella che non si estingue. Grazie. Iscriviti al canale e clicca la campanellina per non perdere neanche un video. Rinascimento Culturale ti ringrazia.